uno sguardo che osserva questi luoghi partendo come prendendo il presupposto dell'identità ellenica, quindi cercare di capire perché per chi studia letteratura greca, letteratura latina, letteratura classica in senso lato, questi luoghi possono rappresentare un oggetto di interesse. E che oggi in particolare mi concentrerò su Istanbul, quindi la capitale dell'attuale Turchia, e anche la prima tappa, quella che dovrebbe essere la prima tappa del nostro viaggio. E Istanbul innanzitutto è interessante perché è una città dai molti nomi e in realtà ha una storia antichissima, perché il sito dell'odierna Istanbul risale al VII secolo a.C., quando la città di Megara, che è una città sull'istmo di Corinto, decide di fondare una colonia che prende il nome di Bisanzio dal nome di Bizas, che era il re dei Megaresi in quel periodo. Il re dei Megaresi in quel periodo. Ecco, spesso quando si fonda una colonia, il nome della colonia deriva o da quello del fondatore o dal re, come in questo caso, della metropoli e della città madre che l'ha impulso alla fondazione. Ecco, il sito di questa città è un sito, avevo scaricato qui una carta. Bisanzio. No, niente, ecco qua non funzionano i collegamenti, però potete vedere, ecco, lì sta esattamente, vengo io, ecco lì sullo stretto Bizantium, lo trovate lì, è chiamato Bizantium. Controlla la città di Bisanzio, uno snodo fondamentale per i commerci del Bosforo. Ecco, come è stato scelto questo sito? Diciamo per ovvie ragioni di opportunità economica, e a questo proposito pare che i coloni megaresi fossero stati indirizzati da un oracolo di Delfi. Allora, l'atto di fondazione, diciamo questo è un po' un discorso latero rispetto a quello su Istanbul, però è un discorso interessante, quindi mi concedo questa parentesi. Allora, dicevo, l'atto di fondazione è un atto critico, potenzialmente avversivo, perché quando una città decide di mandare un contingente di suoi abitanti ad abitare altrove, lo fa per risolvere una situazione di crisi interna. Per questa ragione esistevano delle regole che dovevano far sì che il processo fosse gestito nella maniera più pacifica e priva di intoppi che fosse possibile. La prima regola era quella di porre tutto il processo sotto l'autoritas divina, quasi come da responsabilizzare l'atto di quelli che decidono che a un certo punto un gruppo di cittadini non deve più stare qui, ma deve andare a vivere qui. Ecco, non è una bella cosa da dire. Ecco, chiaramente i gruppi che venivano allontanati erano dei gruppi che creavano delle difficoltà nell'assetto sociopolitico. Queste difficoltà sono adombrate nei racconti di fondazione dal fatto che spesso il fondatore della nuova colonia è caratterizzato da un difetto fisico. Ecco, il suo difetto fisico può essere balbuziente, può essere zoppo. Questo difetto fisico nel racconto mitico trasfigura il problema, ecco, che il gruppo sociale mandato a fondare la colonia poneva per la città di partenza. Ecco, anche il luogo dove andare veniva, diciamo, spesso ricondotto alla responsabilità di un oracolo. Questo perché il comando divino in qualche modo rendeva probabilmente meno doloroso il fatto di partire, andare in un altro luogo e doversi adattare a un tipo di vita diverso da quello della madre patria. Allora, l'oracolo di Delfi in questo caso pare che avesse detto che per fondare questa città si doveva fare l'opposto del cieco. Parole oracolari, sibilline, ecco, nel senso più comune della parola,
Come è stato interpretato questo oracolo? Allora, di fronte al sito di Bisanzio, ma in una posizione che è assolutamente molto meno favorevole da tutti i punti di vista, sorgeva un'altra città, la città di Calcedonia, sul mare di Marmara. Allora, ai greci sembrava impossibile che quando si è fondata la città di Calcedonia, i coloni fossero stati così poco accorti da non vedere che era disponibile il sito su cui poi sarebbe sorta Bisanzio. E che per questo avevano pensato che solo un cieco, ecco, avrebbe potuto compiere una scelta così scellerata, così illogica. Quindi quando si tratta di fondare più o meno in quella zona Bisanzio, la raccomandazione è: non fate come quei cechi che hanno fondato Calcedonia, voi fondatela nel posto giusto. E addirittura lo storico greco Polibio ci dice che Bisanzio, che era una città celeberrima nell'antichità, per essere quella che a giudizio di tutti era sorta nel luogo più adatto al mondo a mantenere la sicurezza e raccogliere la prosperità. Perché in effetti appunto Bisanzio è assolutamente un luogo sicuro, perfettamente difendibile via terra e via mare, e allo stesso tempo controlla tutto il passaggio commerciale sullo stretto di una zona che è una zona ricchissima e che apre tutto il commercio su quello che è appunto indicato come punto Eusino, vedete, sulla carta. Ecco, cosa fa questa città così, questa colonia così ricca? Di fatto si mantiene neutrale lungo tutto il corso della storia greca, insomma si mantiene ai margini delle guerre persiane, si piega ad Alessandro Magno, che è il primo a espandersi sistematicamente così verso Oriente, e alla morte di Alessandro Magno entra nella sfera di influenza del regno di Pergamo. Voi sapete che il regno di Pergamo ha una fine particolare, nel senso che l'ultimo re della dinastia Attalide, questo re si chiama Attalo III, vicino alla morte decise di fare testamento e di lasciare in eredità il suo regno allo Stato romano, che a quel punto si stava affermando come la principale potenza su tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi da Attalo III in avanti la città di Bisanzio fa parte della sfera di influenza romana, della Repubblica prima, l'Impero poi, ecco, vive alterne fortune, nel senso che la zona era ricca di fermenti non solo adesso ma anche allora, e in due occasioni la città viene rasa al suolo e poi subito ricostruita proprio per questa sua posizione eccezionale che consentiva di controllare tutto il traffico commerciale verso la zona ricchissima dell'Oriente. E con queste distruzioni cadono la prima sul finire del secondo secolo d.C., siamo nel 193 con Settimio Severo, e la seconda nella seconda metà del terzo secolo d.C. sotto l'imperatore Gallieno. E cosa succede però? Che appunto proprio questa posizione strategica nell'area del Bosforo indusse l'imperatore Costantino nell'anno 330 l'11 di maggio, e tenete a mente il mese perché maggio di fatto poi è un mese fatidico nella storia di Costantinopoli, e però spinge l'imperatore Costantino a rifondare la città di Bisanzio, ma si pone lui come fondatore e cista, nel termine greco che si usa in questo caso, tant'è vero che la città cambia nome. Da Bisanzio prende il nome di Costantinopoli, che è ovviamente un termine composto di significato trasparente, la città di Costantino. Ecco, l'impero, diciamo la civiltà poi bizantina, si chiama Bizantina dal nome di Bisanzio. La città si chiama Costantinopoli. Negli scritti ecclesiastici spesso si parla di Nova Roma, quindi di Seconda Roma. Istanbul è un termine, diciamo, che deriva dalla pronuncia araba, comunque barbara, straniera, dell'espressione eis ten polin, verso la città.
laddove Olin per antonomasia era appunto Costantinopoli. Ecco, Costantinopoli diventa ben presto una delle città più importanti dell'impero, e questo suo ruolo preminente viene riconosciuto ufficialmente nel 395. Cosa succede in questa data? L'imperatore Teodosio decide di dividere formalmente l'impero romano, che dai tempi di Augusto fino a quel momento era stato unito, in due parti. La parte occidentale viene affidata al figlio Onorio, la parte orientale al figlio Arcadio. Allora, dal 395 poi l'impero romano d'Occidente dura neanche 100 anni, perché voi sapete che nel 476 Odoacre depone l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augustolo. E ben diversa è la storia dell'impero romano d'Oriente, che ha come capitale appunto Costantinopoli e che prosegue ancora per più di un millennio. Perché poi Roma cade, pensate, nel 1453, nel momento in cui nell'Europa occidentale, diciamo, stiamo quasi arrivando a Cristoforo Colombo e a Lorenzo il Magnifico. Quindi pensate a quanto siamo avanti, diciamo, cronologicamente nella storia, se vogliamo, cronologica universale. E Costantinopoli cade il 29 maggio, che è, appunto, vedete, torna al mese di maggio, è una data che ho sempre ricordato perché il giorno prima è il mio compleanno. Però così, insomma, se andremo a Istanbul non sarà maggio, non c'entrerà niente, pazienza. E cade dopo un assedio sanguinoso di 2 mesi, e l'ultimo imperatore romano d'Oriente si chiama anche lui Costantino, ma è Costantino XI, e le fonti del tempo dicono che lui fu visto per l'ultima volta uscire ad Armanforte alle sue truppe, per cui sembra che l'ultimo imperatore romano d'Oriente abbia avuto una morte eroica sul campo di battaglia, ciononostante appunto ha dovuto cedere al califfato ottomano e del califfo Maometto II. Sì, è sentito 2 mesi o 6 mesi? 2 mesi. Sì, sono 2 mesi di assedio. E quindi cade in che anno? Nel 1453. È vero che disse che piuttosto che chiedere l'aiuto di Roma avrebbe dato Costantinopoli ai turchi. E c'è fatto la quarta crociata. Sì, diciamo che sicuramente la crociata con l'occupazione di Costantinopoli crea una grossa crisi tra l'altro la corte è costretta ad abbandonare Costantinopoli, Costantinopoli cade, e diciamo che questo è un discorso che esula rispetto all'ottica che io voglio dare oggi, perché riguarda in realtà il rapporto con la Chiesa, non riguarda la Grecia classica, ecco, il significato di Costantinopoli per la trasmissione dei testi classici. Però sì, è vero, questa frase le fonti la riportano e sembra che sia possibile. Ecco, in realtà, appunto, questo millennio della città di Costantinopoli per noi è un millennio fondamentale proprio per la conservazione e la trasmissione del patrimonio dei testi classici greci, per lo più, ecco, che noi leggiamo oggi. Ecco, se voi avete, per chi ha seguito le lezioni che ho tenuto negli anni scorsi, allora, voi sapete, abbiamo spesso parlato di un sistema di composizione e di trasmissione orale. Ne abbiamo parlato con l'uso dell'epica, ne abbiamo parlato con, insomma, quando si faceva riferimento al mito. Ecco, per composizione e trasmissione orale si intende il fatto che nel sistema letterario della Grecia arcaica, quello che possiamo ricondurre l'epica, la lirica, i testi venivano composti in maniera estemporanea, quindi composti, improvvisati e eseguiti oralmente. Non esisteva l'idea di comprare un libro per mettersi a leggerlo. Anche la fruizione era una fruizione sempre dal vivo ed era una fruizione aurale, attraverso l'ascolto. Le prime forme di fissazione per iscritta avvengono con quello che in inglese viene definito transcript. In inglese proprio lo studioso che ha studiato questo meccanismo è un anglofono. Transcript significa trascrizione.
non so, allora si ascolta un carne simposiale, questo carne sembra molto bello e quello che l'ha composto o qualcuno del pubblico che l'ha ascoltato decide di trascriverlo, di metterlo per iscritto. Poi si passa a quello che invece è definito script. Lo script è il copione, quindi c'è prima una traccia scritta rispetto alla quale l'esecutore improvvisa oralmente. Ecco, la terza fase, però stiamo già abbastanza verso l'ellenismo, non siamo più nell'età arcaica, la terza fase è quella della scrittura vera e propria. Cioè, si scrive un'opera perché venga fruita attraverso la lettura. Ecco, arriviamo così nel terzo secolo a.C. in pieno ellenismo, quando voi sapete che si diffondono le prime grandi, importantissime biblioteche nel mondo antico. Una di queste è quella di Alessandria, poi c'è quella di Pergamo. Ecco, voi sapete anche che in questo periodo nasce il primo lavoro di sistemazione filologica del patrimonio letterario che era arrivato fino a quel momento. Voi avete seguito dei corsi su questo argomento e un punto... Allora, diciamo, dico qualcosa di più. Allora, questo patrimonio che è arrivato al terzo secolo avanti Cristo, attraverso appunto questo progressivo aumento dell'importanza della parola scritta rispetto a quella orale, ecco, questo meccanismo spero di essere stata chiara, e che a un certo punto deve essere ordinato. Quindi, con il terzo secolo si affermano le figure dei dotti filologi, in quello che ancora oggi è il senso tecnico del termine, vale a dire persone di gran cultura che studiano un testo, non so, un testo dell'Iliade, lo confrontano con altri testi, sempre dell'Iliade, per vedere che ci siano sempre gli stessi versi, o che non ne siano stati aggiunti, o che non ne siano stati saltati, che non ci siano in certi punti delle parole diverse, e alla fine danno quella che si chiama un'edizione critica del testo, cioè una versione, diciamo, approvata dalla, grazie alla dottrina, all'acume, alla tecnica delle persone che appunto fanno questo lavoro di confronto fra testi diversi. Ecco, ed è proprio con il terzo secolo, quindi con l'età ellenistica, che il patrimonio dell'età arcaica comincia a essere via via selezionato per ragioni, diciamo, di fruizione scolastica anche proprio. E chi ha seguito i corsi legati alle tragedie e alle commedie per Siracusa sa, per esempio, che di tutte le tantissime tragedie del mondo classico, composte per tutto il quinto secolo, per dire ne restano di Eschilo, ad esempio, soltanto 7. Ecco, sapete che abbiamo fatto questo discorso della selezione. Quello è un primo momento fondamentale. E siamo in età ellenistica e questo è un processo che continua anche per tutta la prima età imperiale. C'è una crisi generale, sociale, politica, quindi anche culturale, che dura per tutto il terzo secolo, che mette a dura prova anche proprio il meccanismo dell'impero romano. E poi cosa succede? C'è la fondazione di Costantinopoli. Nel IV secolo d.C., passato il momento di crisi più acuta, i retori del tempo si rendono conto che si sta correndo il rischio di perdere un patrimonio culturale che era molto ricco, molto prezioso, che appunto tutte le traversie politiche stavano ponendo a dura prova. E noi abbiamo un documento di questo, che è un panegirico che un retore che si chiama Temistio scrive per un imperatore che si chiama Costanzo II. E Temistio esprime in toni accurati proprio la paura di perdere testi antichi del patrimonio della Grecia classica, che lui aveva potuto ancora leggere, ma che teneva appunto che le sue generazioni non potessero leggere più. Ecco, Costanzo II risponde bene a questa sollecitazione, perché nel 372
decide di dotare la biblioteca di Costantinopoli di sette, diciamo, uffici, quattro deputati a copiare i testi del patrimonio letterario greco e tre deputati a copiare i testi del patrimonio letterario latino. Quindi c'è proprio un intento programmatico di ricopiare e di conservare, perché del patrimonio del passato il meno possibile vada perduto. E questo è un punto molto importante, perché si hanno delle notizie date da uno storiografo che si chiama Ammiano Marcellino, che in quello stesso periodo, quindi sul finire del IV secolo, addirittura invece a Roma le biblioteche erano chiuse. Quindi forse fosse stato per il sistema di biblioteche dell'impero romano occidente, noi avremmo perso molto di più rispetto a quello che invece di fatto si è conservato. E vedremo alla fine di questa chiacchierata di oggi che cos'è che si è conservato. Però appunto in realtà quello che ci è arrivato noi di fatto lo dobbiamo alla biblioteca di Costantinopoli. Quindi questa, diciamo, è una prima ragione per cui potrà essere emozionante comunque andare a Istanbul e vedere quel luogo, perché di fatto, ecco, senza la storia, che è la storia culturale, dico, che ha avuto luogo lì, noi non potremmo leggere quello che invece adesso leggiamo, buona parte di quello che invece adesso leggiamo. E, diciamo che ovviamente anche l'impero romano d'Oriente ha attraversato i suoi momenti duri. In particolare ci sono diciamo delle strozzature di questa storia della trasmissione dei testi classici. La strozzatura principale è quella del IX secolo d.C. Cosa succede nel IX secolo d.C.? Diciamo che allora l'impero romano d'Oriente attraversa una crisi di due secoli, soprattutto il VII e l'VIII d.C. Poi la crisi viene risolta e a quel punto c'è l'impulso di ricercare i vecchi manoscritti nascosti nelle biblioteche, sia quelle di Costantinopoli, che è la biblioteca centrale, sia anche quelle periferiche della corte e dei dotti dell'impero. E questa rinascita viene su impulso di tre grandi personalità. Abbiamo un imperatore, Costantino VII, poi abbiamo un dotto, Areta, e poi abbiamo un patriarca. Ma questo è la storia della conservazione della cultura classica e la storia della biblioteca di Costantinopoli si intrecciano anche con le vicende della Chiesa orientale. Però questo è un argomento, diciamo, che richiederebbe un corso intero, non un'ora di lezione. Quindi io lo accenno soltanto, lo lascio così, insomma, eventualmente allo approfondimento personale. E con detto di ricerca e di copiatura. Allora, ricerca, perché l'idea era andare a cercare, come dire, nei fondi di magazzino, come potremmo dire adesso, il maggior numero possibile di vecchi manoscritti che si salvassero all'usura, all'oblio. E copiatura, ecco, non intendo soltanto banalmente prendere un manoscritto che stava cadendo a pezzi e ricopiarlo con la stessa scrittura. Intendo anche traslitterare i vecchi manoscritti che fino ad allora erano stati scritti in maiuscola nella nuova grafia, che è quella minuscola, la minuscola di Braille, che da questo momento in avanti si afferma come tipo di grafia per la trasmissione anche dei testi letterari. La minuscola esisteva già prima, allora, voi sapete che l'alfabeto greco c'è maiuscolo e minuscolo. Ecco, quindi insomma, la differenza tra le due grafie è una differenza antichissima. La minuscola era riservata ai documenti, infatti si parla di minuscola documentaria. Era una scrittura più corsiva, nel senso più affrettata, vergata rapidamente, anche con tante abbreviazioni, che a partire dal IX secolo in avanti
si decide di applicare anche ai testi classici. Questo evidentemente anche per salvare del tempo e dello spazio e poter copiare il maggior numero possibile. Poi anche perché diciamo la minuscola consentiva di apporre gli accenti, gli spiriti, i segni diacritici. E questo passaggio dalla maiuscola alla minuscola è un punto fondamentale, uno snodo critico essenziale nella storia di quello che noi abbiamo del patrimonio letterario classico. Diciamo che gli snodi così importanti sono due. Uno avviene fra il III e il IV secolo d.C. ed è il passaggio di formato dal rotolo di papiro al codice ebraico di pergamena. Allora, rotolo, diciamo che inizialmente i libri si scrivevano appunto su questi fogli di papiro che erano incollati uno dopo l'altro e che poi venivano arrotolati. Quindi non esisteva un libro tipo questo, ma le opere erano scritte, sì, immaginate, non so, arrotolate con un gomitolo, con uno scotch, ecco, arrotolate. Allora, questo, pensate, veniva intanto il papiro, un materiale molto usurabile, molto delicato. E poi pensate soprattutto alla scomodità di andare a consultare, non so, se voglio andare a prendere l'ultima pagina di questo taccuino, faccio così e ci arrivo subito. Con il rotolo invece bisognava svolgere il rotolo e arrivare magari fino alla fine. E il papiro è anche una pianta, insomma, che cresce nella zona del delta del Nilo, un materiale piuttosto costoso, che appunto si trova solo in una determinata parte del mondo antico, quindi anche un po' difficile da reperire. Ecco, fra il III e il IV secolo si afferma un'altra forma per l'oggetto che deve contenere le opere letterarie. Un'altra forma che è questa qua, quella del codice, che ci aveva antenato il nonno del nostro moderno libro a stampa, codice che non è più di papiro, ma di pergamena. E tutto quello che non interessava, nel momento del passaggio dal rotolo al codice, semplicemente non venne copiato. Quindi questo fa capire che quello che non viene copiato di fatto va perso, nel senso che magari un rotolo di papiro rimane lì per 100, 200, 300 anni, ma a un certo punto, cioè voglio dire, le alluvioni delle biblioteche, vedete cosa è successo a Venezia qualche mese fa, la Marciana, le librerie vicino all'università, ecco, per dire, alluvione, guerre, incendi, può capitare veramente ogni cosa. Ecco, alcuni papiri si sono conservati, sono sopravvissuti, ma in maniera del tutto fortuita. Diciamo che a partire dalla fine dell'Ottocento c'è stato un impulso nelle missioni archeologiche anche a cercare appunto questi frammenti di papiro. Diciamo, frammenti di papiro vengono ritrovati abbastanza regolarmente anche ancora adesso. Voi sapete, perché ne hanno parlato una volta, qualche anno fa, che uno degli ultimi frammenti di papiro è un papiro che adesso sta a Colonia, in Germania, dove è conservato un carme di Saffo che prima non conoscevamo. Quindi, ecco, dicevo, ogni tanto si trova anche qualcosa attraverso i papiri. Però il grosso di quello che è arrivato fino a noi fa parte di quello che è stato copiato sui codici in pergamena. Ecco, quindi quella è una grandissima strozzatura. Un'altra grandissima strozzatura è quella che vi dicevo, quella del nuovo secolo, del passaggio della tipologia di scrittura. Quello che non viene recopiato dalla maiuscola alla minuscola a un certo punto finisce per non essere più consultato, perché poi man mano le persone anche perdono l'abilità di leggere la vecchia tipologia di scrittura. Quello che non viene più consultato viene dimenticato, a un certo punto via, o comunque non conservato con cura, per cui anche lì tutto quello che non viene recopiato si perde. Ecco, al di là del fatto che nel IX secolo si cerca con diciamo tutti i mezzi appunto di reperire libri, di copiarli, di salvare il patrimonio, diciamo, non c'è soltanto
questa attività di cui abbiamo numerose testimonianze. Ma abbiamo anche delle opere letterarie, quindi non dei codici, ma delle opere che sono proprio improntate a questo spirito di catalogazione, di riordino e di catalogazione. Allora, un'opera è la Biblioteca del Patriarca Fozio, è un personaggio che vi ho già nominato. Fozio il Patriarca nell'858 e nell'886. Diciamo, figura che domina la cultura della fine del IX secolo. Ecco, la Biblioteca di Fozio in che cosa consiste? È una serie infinita di, possiamo dire, schede di lettura, di appunti di lavoro. Ma quando dico infinita, non sto, diciamo, esagerando più di tanto, perché pensate che Fozio riassume e dà notizia di 147 opere di autori pagani e 239 opere di autori cristiani. E pensate, una sorta di archivio con 400 schede di libri che lui o le persone della sua cerchia avevano letto. Ecco, questa per noi è una fonte inesauribile di notizie, perché di queste opere, ecco, la maggior parte non è neanche nota. Quindi ci sono opere di cui noi sappiamo qualcosa perché è rimasto appunto questo riassuntino. Ecco, un'altra opera, appunto sintomatica di questa volontà di conservare il patrimonio precedente, sono gli estratti promossi da Costantino VII, che ambivano, diciamo, salvare una sorta di storia universale ininterrotta dalle origini della storiografia fino ai tempi di Costantino VII stesso. Quindi possiamo dire, non so, da Erodoto fino agli autori bizantini contemporanei dell'imperatore che aveva promosso quest'opera benemerita. E pensate, anche questa è un'opera mastodontica, in cui erano 53. E a noi ne sono arrivati 4. Ecco, diciamo che dal IX secolo in avanti non ci sono più strozzature come quelle su cui mi sono soffermata. E appunto sono due strozzature che dipendono da ragioni forse un po' difficili da comprendere perché vanno nel tecnicismo della filologia. Però io spero di essere stata chiara e spero che, insomma, il discorso, almeno nelle sue linee generali, non proprio specifiche, tecniche, mi sia risultato comprensibile. Ecco, da allora, fino alla caduta di Costantinopoli, però ovviamente non si può dire che nulla più sia andato perduto. Ecco, diciamo che nonostante la buona volontà, ovviamente si assiste a una scomparsa progressiva, appunto anche per quelle ragioni contingenti che nulla hanno a che vedere con la filologia, con la trasmissione proprio tecnica dei testi classici. Un esempio del fatto che man mano questo patrimonio si perde un po', non lo so, come una, è un brutto paragone, però fa capire, un po' come avere un telefono, la cui batteria si sta scaricando, uno vede la percentuale che cala, però non ha il caricatore e non ha neanche la corrente, quindi non puoi fare niente che non lo so, ecco, cercare di salvaguardarlo, usare poco il telefono, non mandare messaggi, insomma, inopportuni. Ecco, in questo modo c'è questo progressivo assottigliarsi della mole di testi che noi abbiamo. E che un esempio lo dà un dotto, in realtà un insegnante di grammatica, del XII secolo, quindi siamo 300 anni dopo Fozio. Questo grammatico, questo insegnante di grammatica, si chiama Giovanni Zetzes. E lui voleva consultare un volume della storia scitica di Dexippo. La storia scitica di Dexippo è uno dei libri che Fozio scriveva nella sua biblioteca. Quindi è chiaro che Fozio lo leggeva, e Giovanni Zetzes invece quel libro non lo trova più. Quindi pensate, lui, rispetto alla storia scitica di Dexippo, sta nella nostra stessa situazione. Cioè lui di quell'opera conosce solo quello che era stato scritto nella biblioteca di Fozio. E che evidentemente si era, quest'opera non era persa nel frattempo, nonostante la volontà e i mezzi messi in atto per conservare e trasmettere il patrimonio.
Ecco, cosa succede? Ovviamente un'altra data importante è quella che si citava prima, cioè l'occupazione di Costantinopoli. Nel 1204 i crociati occupano la città e la sede imperiale trasferita da Costantinopoli a Nicea. Si lavora a questo punto anche nelle biblioteche periferiche. Poi i bizantini riescono a tornare a Costantinopoli, ma di fatto l'impero romano d'Oriente diventa sempre più uno stato vassallo, molto debole, soggetto all'impero ottomano adiacente. E si arriva al 1453 con questi mesi di assedio e la caduta della città. Allora, è chiaro che sono distrutte opere d'arte e anche nel luogo che non interessa manoscritti che avevano sfidato il passare del tempo. E che cosa succede però? Che negli ultimi decenni di vita dell'impero bizantino, e poi a maggior ragione al momento della caduta, un numero sempre crescente di dotti orientali passano dall'Oriente all'Occidente, per lo più diciamo facendo tappa e passaggio da Venezia, un po' un crocevia fondamentale, e loro dall'Oriente si spostano in Occidente portando con sé parte della loro biblioteca personale. E, ad esempio, l'anno della caduta di Costantinopoli, noi sappiamo che la Biblioteca Vaticana a Roma possedeva già 350 manoscritti greci, con opere greche, quindi non pochi. E che voi immaginate che questo fuggi-fuggi generale ovviamente sarà aumentato dopo la caduta, finché c'era l'impero, finché sopravviveva l'impero romano d'Oriente, evidentemente poteva essere uno stilicidio di persone che man mano si spostavano. Con la caduta ovviamente questo questa sorta di migrazione e diventa decisamente più massiccia. E che cosa succede? Ci sono due conseguenze fondamentali. La prima è che in Occidente rinasce, su impulso di questi dotti, l'interesse per la civiltà greca, rinasce lo studio del greco. Voi pensate, del resto siamo in pieno umanesimo, quello è l'età dell'umanesimo e del Rinascimento, che avviene non a caso per questa sinergia, diciamo, fra la civiltà latina che prendeva a essere studiata e anche la civiltà greca di cui si torna ad avere qualche notizia di prima mano. Al di là di questo fatto, diciamo, culturale in senso lato, i testi che portano con sé i dotti bizantini cominciano a circolare nelle biblioteche occidentali, cominciano ad essere ricopiati, cominciano anche ad essere stampati. Per esempio, una delle prime stamperie è veneziana, ed è quella di Manuzio, che stampa in greco. E l'aspetto suggestivo è che i primi caratteri greci a stampa diciamo non devono avere come pregio quello che si cerca adesso nei caratteri a stampa, cioè quello della chiarezza, della regolarità, della linearità. Ma diciamo i caratteri di un libro stampato erano apprezzati tanto più quanto più cercavano, riuscivano a imitare la scrittura corsiva, anche nelle abbreviazioni, anche nei legami fra una lettera e l'altra. E in effetti, insomma, è molto bello e per certi versi anche emozionante vedere questi esemplari che appunto sono i primi libri del patrimonio classico. Ecco, se ci pensate, questi primi libri del fine 400, inizio 500 sono, non so, un po' come i nostri libri della Mur, della Lorenzo Valla. Insomma, stampano, diciamo, al netto del lavoro filologico dei secoli, stampano gli stessi testi. Ed è quello che mi premeva a mettere in luce oggi, cioè quello che noi oggi leggiamo. Allora, deriva in percentuale abbastanza irrisoria dai ritrovamenti papiracei, che appunto per caso salta fuori il papiro, si scopre un testo nuovo, si scopre una lezione nuova,
Dico, ma la massima percentuale, quello che noi leggiamo, è quello che ci è arrivato attraverso l'Impero Romano d'Oriente, in questo modo che vi ho descritto. Se vogliamo, insomma, è un po' una storia suggestiva pensare che l'impero è stato distrutto, ma non è tutto morto con la distruzione della città, perché anzi è sopravvissuto l'aspetto dell'arte, del patrimonio letterario. E naturalmente questo pone un problema, è quello con cui diciamo ci salutiamo oggi. Allora, di fatto, quello che a noi è arrivato è quello che secondo i bizantini era utile e funzionale conoscere e conservare. Allora, adesso racconto un breve aneddoto per introdurre quest'ultima parte della lezione. Allora, vi ricordo che la biblioteca dell'allora dipartimento di filologia classica aveva, raccoglieva tutta la poesia di Saffo in un libricino, uno. Per contro, gli scrittori di la poesia di Saffo, in un libricino, uno. E c'era invece mezzo scaffale occupato da 12-15 volumi di scrittori di tattiche di guerra. Ecco, ma questo non è un caso, cioè non si può dire che è stata la sfortuna. Allora, per i bizantini era importante salvaguardare la manualistica tecnica che spiegasse come i greci e i romani nei secoli avevano costruito le macchine per l'assedio e le tecniche di difesa. Saffo, sì, era anche tanto bella, ma intanto noi cominciamo a conservare quello che ci serve. Ecco, per cui non è, diciamo, un capriccio del caso. Purtroppo, quello che si è conservato, ecco, diciamo, quello che rappresenta ciò che per noi è letteratura, cioè opera d'arte, piacevole, poesia, prosa, comunque opera d'arte, è veramente poco. Allora, diciamo che per lo più i bizantini hanno conservato appunto la scrittura tecnica. Quindi abbiamo tantissima tattica di guerra, tantissimi trattati di medicina, vabbè, anche per quello meno male, insomma, possiamo anche capire se ci fosse una funzionalità dietro tutto questo. Poi libri e volumi di grammatica, poi non soltanto i grammatici ma anche i gromatici, cioè diciamo gli antenati dei geometri, quelli che misuravano l'estensione degli appezzamenti e davano suggerimenti per l'agricoltura. Poi si è conservata abbastanza geografia, è proprio per la descrizione e del mondo e la possibilità di aprirsi ai viaggi. Quindi la maggior parte appunto si va sul tecnico. Sul tecnico o sullo scientifico? Perché c'è anche tanto di matematica e di astronomia. Poi abbiamo anche tanta filosofia. Attenzione, quella filosofia che viene vista ad un certo punto complementare, integrabile rispetto a tutto il discorso dell'affermarsi della filosofia religiosa, diciamo le riflessioni filosofiche e teologiche sul messaggio del cristianesimo. Quindi c'è tanto Platone, tanto Aristotele e tutti i loro commentatori, anzi forse più commenti che testi dei maestri. Poi ecco, gli storici vengono conservati perché in qualche modo quello era l'unico modo come dire, per mantenere la memoria del passato e eventualmente in maniera più cividea cercare di non ripetere il futuro che era del passato. Poi sicuramente si salvano gli oratori, questo perché la tecnica retorica era fondamentale per l'educazione nelle scuole. Ecco, di letteratura c'è pochissimo. Allora, voi pensate per quanto sia lunga l'Iliade e l'Odissea è un niente rispetto, non so, a tutto il corpus ippocratico, rispetto a tutti gli oscuri scrittori di macchine guerresche. Ecco, di poesia si è salvata l'epica, perché c'è. Sì. Sto parlando del lato greco, abbiamo Omero, anche gli omerici, Esiodo,
Apollo di Rodio, Quinto Smirneo, il mondo di Panacoli. Poi del teatro, voi sapete, ci sono 33 tragedie tra Eschilo, Sofocle e Euripide. E ho detto che ogni anno concorrevano diversi autori presentando ciascuno una tetralogia, insomma, quindi tre tragedie e un dramma satiresco. Quindi pensate quanto poco si è salvato. Poi ha 11 commedie di Aristofane, conservato diciamo proprio più per l'interesse linguistico, di creazione di composti, imitazione dialettale. Tutta la commedia nuova, Menandro, ecco che di fatto, se voi ci pensate, sta alla base della commedia di costume e ancora del teatro, non so, di tutto il 500, 600, 700, è stato ritrovato su papiro, ma non era stato conservato. Poi si conservano i poeti bucolici, quindi Teocrito, anche questo autore ellenista, Mosco e Dione, la poesia bucolica è quella di ambientazione pastorale. Ecco, si conserva, e la storia di questo testo è molto interessante, l'epigramma, ricopiato in un'antologia che è conservata nel palazzo di Heidelberg, per questo prende il nome di Palatina, integrata da un'altra antologia curata da un dotto bizantino, Massimo Planude, e questa seconda antologia si chiama Antologia Planudea. Ecco, chi fosse interessato a ripercorrere il problema della conservazione fisica di un manoscritto, se ritiene, sul mio consiglio, potrebbe acquistare un libro di Simone Beta che si intitola Io, un manoscritto, che è proprio la storia del codice dell'antologia Palatina. È un libro molto suggestivo perché il manoscritto parla in prima persona e racconta che cosa è successo, quali sono state le vicissitudini che hanno portato intanto a scriverlo e poi a conservarlo. Scusa, Beta, Simone Beta. È il titolo? Io un manoscritto. Io un manoscritto. Sì, adesso il titolo lo posso cercare. Io un manoscritto. No. Ve lo cerco preciso, in modo che sappiate. Sì, io un manoscritto. Io un manoscritto, due punti, l'antologia Palatina si racconta. Sai che edizione? Io non me la ricordo, ma Google la sa. Quindi adesso glielo dico subito. Non è importante. No, ma è scritto qua. E Carocci. Carocci 2017. Allora, il libro è molto bello, è veramente suggestivo. Vi consiglio di leggerlo perché secondo me concretizza questo discorso sulla trasmissione e la tradizione dei testi, che è un discorso complesso, ma che diciamo è anche un discorso fondamentale, perché se non ci fosse stato tutto questo lavorio, noi non avremmo nulla, non sapremmo nulla di questo mondo. Ci rimarrebbero i monumenti, ma non avremmo l'aspetto della letteratura, per quanto riguarda la letteratura greca. Ecco, voi sapete, cioè, lo sanno le persone che hanno seguito i miei corsi, io ho molti greci, soltanto Pindaro ci è pervenuto per tradizione diretta, cioè soltanto questo autore di Pinici, per lo più, insomma, questi canti di celebrazione per i vincitori, ci è pervenuto per tradizione diretta. Per il resto, tutto questo patrimonio che sta alla base poi della poesia moderna, perché se vogliamo la soggettività dell'autore nasce appunto con i lirici greci, e c'è tutto arrivato per via traversa, citazioni, papiri. Ecco, questo non toglie che sia stato fondamentale il lavoro che ho cercato di riassumere e di descrivere oggi. È un lavoro che vede in Costantinopoli il suo cuore pulsante, quindi appunto se andremo a Istanbul noi avremo un programma, insomma, di vedere l'aspetto monumentale della città, che mi dicono essere splendido. Ecco, quando saremo lì faremo anche un pensiero sulla, diciamo, sul significato, sul ruolo fondamentale di Costantinopoli per
averci consentito di leggere tutto quello che leggiamo della letteratura greca. E quindi sono un ruolo che magari è disconosciuto, perché è un aspetto che non si studia tanto, anche l'impero romano d'Oriente si studia molto meno rispetto a quello d'Occidente, ma appunto spero di aver illustrato che è un ruolo fondamentale. Poi il libro di Simone Veda, sicuramente molto meglio di quanto non abbia fatto io, spiegherà il dettaglio, le difficoltà di questa operazione. E direi che noi ci vediamo la prossima settimana per lunedì per parlare della Cappadocia e qualche affondo anche sulla letteratura cristiana. Quindi vi ringrazio per l'attenzione.